Diciamo subito che questo calcio così com'è non ci piace proprio più. Lasciamo perdere la vera buffonata della Superlega che mai partirà, tanto indecente è. Ecco che così, bel bella, 2 giornate dalla fine del campionato di Serie C, la Corte Federale di Appello ha accolto il ricorso del Livorno e ha ridato alla società labronica i 3 punti ultimi di penalizzazione combinatili. Il Livorno e il Lucchese sono così ultimi in classifica, appaiati a 28 punti. Dopo la 21ª sconfitta di questa disgraziata stagione, per la Pistoiese non è che poi sia cambiato molto. La Prosesto ha perso, la Giana ha pareggiato e la situazione è questa. Giana 16ª con 40 punti, 17ª Prosesto con 39, Pistoiese 18ª con 31, Lucchese e Livorno 19esimi e 20esimi con 28 punti. La famosa tagliola dei 9 punti di distacco tra la terz'ultima e la quart'ultima non è ancora scattata, si gioca tutto lì per la Pistoiese. 6 punti in palio. La Prosesto deve incontrare in casa il Renate, che deve solo battagliare con la Provercelli per il terzo posto. Poi all'ultima la trasferta di Livorno con gli Amaranto, davvero all'ultima spiaggia in questo caso. Quindi calendario brutto assai. La Pistoiese avrà domenica prossima il Grosseto, che a quota 48 è salvo matematicamente e potrebbe anche puntare ad uno dei 10 posti validi per i playoff. Poi all'ultimo la gara in trasferta sul campo della Gian Arminio, che ha da incontrare la Pergolettese in trasferta e poi appunto gli Arancioni in casa. È quasi impossibile prevedere come andrà a finire. Di certo la Pistoiese del primo tempo di Novara probabilmente rischierebbe anche col Grosseto. Quella della ripresa invece potrebbe anche fare 6 punti e arrivare ai play-out. Già, perché a Novara è stata una gara da 2 volti. 0-3 alla fine del primo tempo e possibile 0-4 a metà della ripresa e 2-3 a fine gara, ma con una doppia clamorosa occasione sprecata per il 3-3. Al Silvio Piola e Arancioli sono scesi in campo con Nordi, Bardan, Varga, Pezzi, Mazzarani, Spinozzi, Mal, Simonetti, Simonti, Valiani e Chinellato. A volte il calcio è davvero incredibile. Sul 3-0 per il Novara, Lanini, già autore di 2 reti, se ne va in contropiede e spreca davanti a Nordi in modo incredibile la quarta rete che avrebbe ammazzato un toro. Invece al 43esimo, Lanni, portiere dei piemontesi, si salva dopo una mischia in area. Ma sia Romagnoli che Momentè, entrato al posto di Mazzarani non da molto, sprecano l'impossibile. Soprattutto Romagnoli, che era a 1 metro dal portiere, ha colpito la sfera quasi passandogliela. Dal 4-0 al possibile 3-3. Vediamo le azioni principali. All'ottavo Malotti tenta la lunga distanza, ma la palla è alta. 22esimo padrone di casa in vantaggio con Malotti, che dal limite dell'area, approfittando di un errore della difesa Arancione, Mal prima rinvia, poi Baldà male, riesce a battere Nordi. Palla dalla sinistra, male rinviata appunto dai 2 difensori. Pistoiese vicino al pari con Chinellato al 39esimo, dopo incredibili svarioni dalla difesa di casa, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 41esimo il Novara raddoppia con un gol di Lanini, lesto a deviare in porta un tiro di Cagnano. La palla di Cagnano colpisce Lanini, che è bravo però a girarsi e a approfittarne e a mettere dentro. Lo stesso Lanini, prima del fine tempo, approfitta del disorientamento anteriore. E Arancione, anzi, e porta i suoi sul 3-0 dopo essere stato servito da Malotti, complice uno scivolone di un difensore Arancione. Pistoiese però non doma nella ripresa, secondo botta di Valiani dalla distanza con portiere Landi che mette in angolo. Ancora Piemontesi davanti al 12esimo con diagonale pericoloso sul fondo da parte di Rossetti. Stoppa e Cerretelli entrano al posto di Spinozzi al 17esimo. Al 20esimo Mal da Stoppa a Maurizi. È entrato al posto di Valiani, conclusione vicinissima al palo alla destra di Lanni. Su una ripartenza del Novara, come già detto, Lanini spreca il 4-0 al 22esimo. Al 26esimo la Pistoiese accorcia le distanze con la rete di Stoppa. Da destra arriva in area una palla di Mazzarani che Stoppa devia in rete anticipando anche i compagni. Ora il Novara, che si sentiva già al sicuro, comincia a temere la clamorosa rimonta. Lo stesso Stoppa al 36esimo batte un calcio di punizione, la palla va a Baldan, il cui tiro colpisce il palo pieno alla destra di un immobile Lanni. La Pistoiese continua a spingere, arriva al 3-2 con un gol di Baldan. Al 40esimo, a seguito sempre di palla d'angolo dalla destra, è gran confusione davanti a Lanni. Baldan è più lesto nel colpire, il finale è intenso e la Pistoiese sfiora il pari, come abbiamo già ricordato. Lanni salva al 43esimo dopo una mischia, ma sia Romagnoli che Momentè sprecano, soprattutto Romagnoli, come detto, che era vicinissimo al portiere. Rischia Nordi al 48esimo nel mettere in angolo una botta di panico da limite. L'ingresso quindi dell'ex Stoppa, l'ex di turno, ha cambiato la gara. Se fosse finita sul 3-3, niente da dire. Grave l'errore di Romagnoli, impresa quindi sfiorata. Se non altro si è avuta l'impressione, la netta impressione, che la squadra ci creda e che sia ancora viva.